Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di videocorso di storia della Cina. Con oggi andremo a trattare la dinastia Han dal punto di vista storico e seguirà un'ulteriore puntata riguardante gli aspetti più filosofici ed artistici. La dinastia Han, che va dal 206 a.C. al 220 d.C. Dopo la morte di Chen Shen, persona che noi già abbiamo visto nella puntata precedente, come guida della rivolta contadina che portò alla fine dell'impero Qin. Tra le figure più importanti di questo periodo spicca proprio la personalità di Liu Pan, il quale assunse il titolo di Shi Huang Di e diede inizio a questa nuova epoca, quella della dinastia Han. La capitale inizialmente fu posta a Luoyang e poi trasferita a Chang'an. L'ascesa al trono di Liu Ban costituisce un evento senza precedenti. Parliamo di un contadino, un uomo dalle umili origini che riuscì comunque a raggiungere il trono e a diventare imperatore. Egli infatti venne passa alla storia con il titolo di Gao Zu, il sublime antenato. La suddivisione del territorio adesso viene modificata rispetto a quello che abbiamo visto nell'epoca precedente. Poiché egli volle sdebitarsi con tutti coloro che lo aiutarono a diventare imperatore, concesse i territori dello Stato, suddividendoli quindi in sette quo. Cosa accadde però? Si rese conto che la superficie totale di questi quo era maggiore rispetto alla superficie governata direttamente da egli stesso. Pertanto questo portò ad una serie di rivalità tra ciascun piccolo Stato, poiché essi godevano di una totale autonomia militare. Quindi, nel 196 a.C., rimosse ciascun piccolo sovrano di questi Guo attraverso un principio secondo il quale soltanto coloro che avessero una discendenza di sangue potevano quindi essere nominati re. Alla morte di Gao Zu prese il potere il figlio, Hui Di, il quale però morì giovane ed il potere passò nelle mani dell'imperatrice vedova Liu Zhi, la quale passò alla storia per essere stata una donna estremamente spietata e per aver ucciso le mogli, concubine e figli del suo defunto marito. Alla morte dell'imperatrice vedova ci fu un grande periodo di modifiche, volte quindi al risanamento delle finanze pubbliche e alla riduzione del potere dei singoli stati. È confermata in questo periodo l'idea che l'agricoltura fosse un bene dello Stato e che i contadini non dovevano assolutamente essere distolti da essa. Per quanto riguarda la politica espansionistica che abbiamo visto invece sotto i Qin, adesso è abbandonata per una politica più tollerante verso tutti i popoli al di là dei propri confini e soprattutto una politica di pace ed amicizia verso i Xiongnu che occupavano e che si erano comunque uniti in una forte congregazione tribale al di là della Grande Muraglia. Sebbene gli Han avessero adottato una politica di pace e amicizia nei confronti dei nomadi Xiongnu, essi non persero l'occasione di condurre dei saccheggi nei territori cinesi. Con il regno di Wu Di, durato ben 50 anni, assistiamo a un vero e proprio momento di svolta. Con ben 2 anni di guerre ininterrotte, essi riuscirono a conquistare le terre dell'Ordos, occupate all'epoca dai Xiongnu e del Gansu. Tornò a corte Jiang Qian, che dopo 10 anni di prigionia riuscì a liberarsi dai Xiongnu. Egli in realtà fu spedito per stringere un'alleanza con il popolo dei Da Yue Zhi,
proprio contro i nomadi, ma quest'ultimi furono più veloci nell'imprigionarlo. Ad ogni modo, i racconti che egli portò a corte furono di estrema importanza. Tanto è che nel 119 a.C. fu inviato di nuovo in missione per stringere i contatti con il popolo dei Wusun, stanziati nella valle del Lili. L'importanza strategica dell'Asia centrale portò Wu Di e quindi tutto l'impero Han a spingersi oltre i propri confini, tanto da raggiungere il Fergana e chiedere dai territori allora conquistati in dono cavalli grandi e veloci. Fu conquistata anche la Manciuria e la Corea del Nord. L'importanza e il ruolo chiave rivestito dall'Asia centrale era proprio quello di detenere una via di comunicazione di estrema importanza, e stiamo parlando proprio della Via della Seta. In questo periodo, precisamente nel 207 a.C., fu scoperto e fondato un nuovo impero, conosciuto come Nan Yue, o meglio Vietnam, cui il sovrano forse aveva origine cinese e che basava l'economia del paese sulla pesca e agricoltura. Alla politica espansionistica di Wu Di corrispose una politica interna estremamente accentratrice. Poiché tutte queste missioni verso l'Asia centrale avevano un forte impatto sulle finanze dello Stato, pur di non intaccare la produzione agricola, essi istituirono dei monopoli statali, riguardanti quindi la coniazione delle monete, sale e ferro, alcol, e tutto ciò portò all'indebolimento della classe dei mercanti. Alla morte di Wu Di ci fu un grande periodo di controversie riguardanti la politica interna, la politica espansionistica e la relazione con i Xiongnu, e tutto ciò portò quindi a una diatriba tra coloro che sostenevano la politica di Wu Di e i confuciani, che in realtà, ecco, andavano contro. Seguì quindi una serie di interregni tra i suoi successori: abbiamo Xuan Di, Yuan Di, Chen Di, Ai Di e Ping Di, fino a che non salì al trono Wang Man. Wang Man fu aspramente criticato dalla storia per una politica fallimentare. La sua ascesa fu preceduta da una serie di calamità naturali e sommosse che, secondo le teorie dell'epoca, andarono a confermare la manifestazione, di sfiducia da parte del cielo, che si concretizzò quindi nel mandato celeste. Egli rappresentò quindi una singolare commistione di elementi arcaicizzanti con una politica fortemente centralizzante. Egli mostrò se stesso come un convinto assertore della superiorità degli Zhou, pertanto optò per una serie di riforme in campo istituzionale, monetario ed economico. Primo, egli cercò di conformare la nomenclatura ufficiale dell'epoca sulla base di quella Zhou. Secondo, cercò di reintrodurre le monete arcaicizzanti come quelle a vanga e a coltello del periodo degli stati combattenti. Ad ogni modo, le sue politiche in ambito monetario erano volte all'indebolimento della classe degli aristocratici, ed inoltre l'oro fu nazionalizzato, cosicché tutti coloro che possedevano dell'oro dovevano scambiarlo con le nuove monete, che in realtà furono sopravvalutate. Terzo, modificò i fondamenti dell'assetto agrario attraverso l'abolizione della grande proprietà e alla nazionalizzazione della terra. Quattro, furono applicati i monopoli. Cinque, furono concessi prestiti ad un tasso inferiore di quello applicato dagli usurai. 6. In ultimo abbiamo, nel 17 d.C., l'abolizione della schiavitù e l'introduzione di una tassa di ben 3.600 monete per ogni schiavo mantenuto. All'epoca ci fu la più grande inondazione del fiume Giallo. Quindi, tra le calamità naturali e le sommosse, ci fu il declino del breve interregno di Wang Man. Passiamo adesso agli Han orientali.
Nel 25 d.C. Liu Xiu si proclamò imperatore con il titolo di Guangwuti. Tutto questo accadde dopo aver riportato l'ordine all'interno delle regioni dello Stato e dopo aver confermato la capitale a Luoyang. Tra le prime necessità del nuovo imperatore c'era proprio quello di abbandonare la politica centratrice propria del regno precedente, e di abolire i monopoli ed abbandonare quella serie di restrizioni poste alla classe dei mercanti. Un ulteriore problema fu quello di ristabilire l'ordine e la pace nelle regioni e soprattutto nelle relazioni con i popoli della frontiera, al di là quindi dei propri confini. Invece di optare per una politica aggressiva nei confronti dei barbari, egli optò per un graduale processo di sinizzazione attraverso il trasferimento dei barbari all'interno dei propri confini. Ne abbiamo traccia nelle regioni dello Shaanxi e nell'Hansa a nord del fiume Giallo. Tutto ciò portò che questi popoli assoggettati divennero dipendenti dello Stato cinese. Alla sua morte seguì il figlio Mindi, il quale rovesciò questa politica di pace e tranquillità proposta dal padre per una politica più aggressiva nei confronti dei barbari, perché il controllo dell'Asia centrale divenne il target principale della dinastia Han. Esercitare il controllo sull'Asia centrale e riuscirono attraverso la figura di Ban Chao a sottomettere gli stati nel bacino del Tarim per avere il controllo sulla Via della Seta. Nel 90 d.C. si scontrarono con l'impero dei Kushana nell'India nord-occidentale e nel 97 d.C. si spinsero fino al Mar Caspio, poiché essi volevano assolutamente stringere un'alleanza con l'impero di cui loro avevano soltanto sentito parlare, quindi l'impero dei Dacin, conosciuto a noi come l'impero romano. La politica espansionistica degli Han in Asia centrale si fermò fino al Golfo Persico, perché i parti che controllavano gli scambi commerciali tra i due imperi non volevano che ci fosse un congiungimento autonomo tra essi. La politica espansionistica Han verso l'Asia centrale ed il dominio detenuto è legato soltanto alla figura di Ban Chao, ma nel momento in cui egli si ritirò dalla scena pubblica nel 102 d.C., riaffiorarono quella serie di conflitti che c'erano tra le due fazioni più forti, quella dell'imperatrice e della famiglia dell'imperatrice e gli eunuchi. Dopo l'ennesima inondazione del fiume Giallo, ci fu un aggravarsi delle condizioni sociali dello Stato e vediamo quindi l'ascesa di un gruppo chiamato i Turbanti Gialli, colore simbolo della terra, che preannunciavano l'avvento di una nuova età, di un'epoca d'oro. In questo contesto ideologico vediamo l'azione della figura di Zhang Jiao, il quale fondò una setta di ispirazione taoista chiamata Via della Grande Pace, dove si predicava l'avvento di una mitica età dell'oro, dove venivano abolite tutte le differenze sociali. Egli infatti fu anche conosciuto come esperto guaritore, poiché, essendo la malattia derivante dal peccato, egli riusciva a curare i malati. La rivolta dei turbanti gialli gettò l'impero nella più completa anarchia, che portò quindi al conseguente disfacimento delle strutture politiche, economiche e sociali. L'epilogo del dramma della caduta dell'impero Han si ebbe con l'ascesa al trono dell'imperatore Shao Di, il cui generale di nome He Jin commissionò l'uccisione di tutti gli eunuchi, ma quest'ultimi se ne resero conto in anticipo e quindi lo uccisero. Soltanto in seguito riuscì un altro generale a sterminarli tutti, e questo portò quindi alla caduta dell'imperatore con l'ascesa di un altro di nome Xian Di.
Luoyang fu poi saccheggiata e distrutto l'archivio imperiale e anche la biblioteca imperiale. Vediamo adesso la figura di Dong Guo, un comandante estremamente crudele che spostò quindi, dopo il saccheggio di Luoyang, la capitale a Chang'an. Egli passò alla storia come una persona estremamente cattiva e fu assassinato nella stessa Chang'an. Di lì a poco si ebbe quindi il termine della dinastia Han.